Abbiamo collegato con noi, ci abbiamo provato anche prima, ora ci siamo riusciti, anche il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio. Buongiorno Smeriglio. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei sarà il regista invece della lista civica per Zingaretti presidente che verrà presentata domenica a Roma. Domani l'Assemblea regionale di Liberi e Uguali, il movimento appunto della sinistra guidato da Piero Grasso, dovrebbe sciogliere le riserve sull'appoggio a Zingaretti. Un accordo sembra possibile. Anche se la sinistra vi chiede una discontinuità su alcuni punti programmatici, la sanità, penso ai trasporti, all'urbanistica, leggevo appunto di Fassina, e soprattutto di non imbarcare, c'era un'intervista ad Arturo Scotto di Liberi e Uguali qualche giorno fa su Repubblica, di non imbarcare pezzi di centrodestra. Lei conosce bene quel mondo perché viene da Selle, la sua biografia politica è molto chiara in questo senso. Le pare possibile un'intesa? È convinto che si farà e alla fine andrete insieme con un unico candidato del centrodestra? Sinistra. Ma io sono molto, molto fiducioso perché poi i fatti hanno la testa dura e stiamo discutendo con tutti quelli che ovviamente hanno un giudizio positivo senza negare le difficoltà o anche le criticità o anche le cose che potevano essere anche gestite meglio, ma che danno un giudizio positivo di una regione che 5 anni fa era la regione dei Fiorito, le teste di maiale figurate nelle feste d'antichi romani. Questa era l'immagine della regione Lazio, una regione tecnicamente fallita. Oggi chiunque vincerà le elezioni il 4 marzo troverà una regione più forte, più solida, in grado di affrontare le sfide del futuro, quindi siamo convinti di aver fatto un buon lavoro. Su questa base, chi condivide con noi questo giudizio si può sedere a un tavolo e con noi costruire un programma per il futuro che sappia anche migliorare gli elementi di difficoltà che Quindi pure permangono. lei è fiducioso che si possa andare insieme. Le faccio un'altra domanda. Ieri la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito all'ennesima crisi dei rifiuti nella capitale, è tornata ad accusare la Regione Lazio, colpevole secondo la prima cittadina della capitale, di aver ritardato per un mancato funzionamento del sistema informatico il trasporto di una parte dei rifiuti nelle strutture fuori Roma. Ecco, stanno così le cose? Ma guardi, io sono sempre propenso a parlare in positivo delle questioni. La sindaca Raggi è campionessa del mondo nello scaricabarile. Quando ci arriveranno formalmente richieste di autorizzazioni su impianti, su progettazioni della città di Roma per la gestione dei rifiuti, le valuteremo. L'unico che è arrivato è del 2015. Di Ama, poi bocciato dal Comune di Roma, il resto sono francamente chiacchiere, propaganda da campagna elettorale e anche una certa spregiudicatezza e superficialità nel gestire il ciclo dei rifiuti, che poi determina che la mondezza sta per le vie di Roma. Quindi, quando ci chiederanno delle cose, risponderemo come facciamo a tutti gli altri, con tutti gli altri comuni della Regione Lazio.